Allora, possiamo andare sia qui che qua. E qua dove lo mettiamo? Scusatemi, picchiatemi pure. Comunque, come ho detto, l'elefante in questo momento è problematico. Vuoi anche che non abbiamo spille adattissime al combattimento contro un'entità simile, ma per il momento questo è il meglio che riusciamo a fare. Potrei mettergli giù un paio di bombe per farlo scoppiare, ma non so se sia l'opzione migliore. Andiamo verso Tower Records allora, sperando che appunto non si presenti l'elefantone. I Witcher hanno invaso il territorio del nemico. Allora quest'area appartiene alla Deep River Society. Presumibilmente sì. C'è odore di flanella nell'aria. Se li attaccassimo adesso, mi sa che possiamo dire addio alla proposta di allearci. Dico per dire, non devo decidere io. Già. Oh cielo, sembra proprio che la nostra society stia prendendo credibilità. È ora di fargli vedere di cosa siamo capaci. Colleghi, il fiume è in piena, ma non ci lasceremo spazzare via. Allora, è vero, avremmo potuto accettare la proposta loro, ma non mi fido. Non mi fido, nonostante tutto erano fin troppo ben organizzati la volta scorsa. Erano fin troppo organizzati, quindi io direi anche di attaccarli. Penso di aver scoperto un metodo per aumentare i punti subito. Non prendiamo tutti e quattro i rumori territoriali, ma facciamo catena con i rumori normali prima. 2, 3 e 4. Perfetto. In questo modo, secondo me, solo con uno riusciamo a prendere il bonus da tutti gli altri rumori normali. Proviamola, non ne sono sicuro. Beccati questo. Ecco fatto. Mamma mia, ti spacco la faccia se vieni qui. Secondo me in questo modo riusciamo ad arrivare a 60.000 punti. Forse con difficoltà, ma lasciate fare. Allora, prendi tutto. Ecco fatto. Ecco fatto. Madonna mia, lo scorpione ormai l'abbiamo superato, cioè non è più un problema. Riusciamo a tenerlo a bada tranquillamente. È l'elefante che devo capire qual è il metodo giusto per affrontarlo. Di là, il cacchio di scorpione, gioco. Ma l'ho ucciso con un colpo, per caso? Ah no, mi ha solo tolto il... Mi ha tolto l'indicatore per qualche motivo. Boh, vabbè, guarda. L'importante è fare punti, poi il resto vien da sé. Ecco fatto, così si fa. Perfetto, con questa combo siamo arrivati già a 10.000 punti. Non saranno tantissimi, ma sicuramente sono accettabili. Ottimo, siamo saliti al grado VIP 2 e ci hanno dato un nuovo vestito a 13.000. Prendiamolo, che tanto i soldi mi sembra che li stiamo facendo tranquillamente. E questa si scambia con tectite e metallo raro. La tectite ne abbiamo pochina, però vediamo. È una spilla da fulmine con 505 di danno e 5 colpi elettrici. Sono un po' pochi, Anzi, no, non è vero, spara 16 volte. E allora quel max 5 che cosa vuol dire? Prendiamola lo stesso, grazie. E ti vendo tutte le spille doppie che abbiamo. E andiamo a farci un altro po' di catene. Perfetto, intanto abbiamo anche svuotato lo stomaco. Vorrei provare un secondo a vedere una cosa. Allora, aspetta. Quanti nemici ci sono in questo punto? Non lo so, spero abbastanza. Il maiale! Abbiamo preso la catena col maiale? Mi sa di no, però il maiale non fa catena. Dicevo, vediamo se riappare il maiale. Vieni qui. Perfetto. Vediamo quale maiale è. Oh. Allora, credo che quello... Allora, non vorrei...
just as I calculated. Ah, no, allora avevo completamente sbagliato io. Io pensavo che tipo il rosso avesse un tipo di difesa e il blu ne avesse un altro. Beh, oh. Allora, dicevo, parte tutta sta parentesi del maiale. Lo so che avete fame. Vorrei provare a uscire e rientrare dall'aria per vedere se spawnano di nuovo i rumori normali, così da formare un'altra catena con l'ultimo rumore territoriale che è rimasto. Central Street appartiene a qualcuno, è libera. Hai varie beauties. Ok, ci siamo. Mai mai. Guarda un po', i famigerati Witch and Twisters. Ehi, la Canon, sei favolosa. Sì, ma non guardarmi troppo, oggi ho fatto un disastro con il blush. Per me, sei perfetta come sempre. Sai che sei proprio dolce, la prossima volta dillo più convinta però. Ma io ne sono convinto. Ad ogni modo, come va la guerra? State continuando a fare i cattivelli? Sì, stiamo andando alla grande. E così ho sentito dire. Un uccellino mi ha detto che avete anche eliminato Motoi. Se non sbaglio si è ritirato di sua volontà. Oh, non mi potete ingannare, ho saputo come avete sabotato Fuya ieri. Allora, chi è la mente dietro tutti questi sotterfugi? Forse tu, Nagi? Ad ogni modo, tenete gli occhi aperti. Quelli della Deep River Society sembrano parecchio disperati. Saranno disposti a tutto pur di non restare gli ultimi. Ehi, cosa ti avevo detto sul guardarmi troppo? Non ti stavo guardando. Ero solo colpito dalla tua capacità di riflettere. Sarebbe bello averti in squadra. Oh, ma come siamo adulatori oggi. Con le altre ragazze funzionerà, ma io sono più sveglia. Non dicevo sul serio. Ma sarebbe bello collaborare. Voi tre siete speciali. Tu fai ricordare le cose. Nagi invade la mente delle persone. E Rindy... Beh, anche tu saprai fare qualcosa. Devo stare attenta con voi, so che non tollerate nessun intralcio. Cioè, in realtà... Tranquilli, mi concentrerò sui rumori territoriali. Ma se doveste incontrare qualcuno dei miei, andateci piano, ok? Bye bye. Ciao. Come se la ride Fred. Non pensare davvero che fosse tutta una sviolinata, io ero sincero. Che abbia notato qualcosa che mi sfugge. Ha detto di essere più sveglia delle altre ragazze. Sveglia e bellissima. La sua fermezza mentale verso i giocatori e i rivali è decisamente formidabile. Permettete che vi chieda, nobile Rindo, c'è in voi un potere latente a cui avete potuto attingere? In me? Il potere latente? Dunque, di questo che si trattava? Beh, nulla di nulla. No, cioè... Credo che stia parlando Minamimoto. Regressione temporale, questo è il tuo potere, no? Oh mio Dio, Minamimoto! Nobile Tomonami! Ho notato delle funzioni irregolari questa settimana, ovvero nei giorni 3 e 5. Ah sì? Ossia quando ho conosciuto il nobile Rind e quando abbiamo sbaragliato la Deep River Society. All'inizio ho pensato che i miei calcoli fossero errati, invece erano corretti, ma vanificati da qualcuno che ha mandato indietro il tempo. Indietro il tempo? Sì, come no. Mi sembra troppo inverosimile. Non ti pare, Tamarindo? Ecco, invece mi sa che hai ragione. Cosa? Credi a sta roba? Ma è tipo letteralmente inverosimile. La prima volta che abbiamo provato a dare a Nagi quella spilla L-Stra è finita male. Quindi ci ho riprovato. Wow, adesso capisco tutto. Ecco come facevi a sapere di tutti quei tipi di voucher. Sì, allora dell'onnipotenza dello psico. Il fatto è che non posso farlo quando mi pare. E' qui che entra in gioco la spilla che hai. Aspetta, quale? La spilla del giocatore. Cioè la spilla dei demoni che ho preso al 104. Questa. Voi tre possedete tutti dei poteri psichici latenti, ma non potete usufruirne senza quelle spille. In quanto quale differenziale creato manipolando il tempo, sarà proprio il tempo a dircelo. Ah, capito, viaggi temporali. Cosa? Perché la tua spilla è così diversa dalla mia? Forse l'ho sempre stata. No, non ricordo differenze, erano uguali, sputate. Sputate. Anche la mia è decorata diversamente da quella del nobile Rindo. Sì, la tua spilla è identica alla mia. Dove l'hai presa, boss? Quella del nobile Rindo ha motivi assai più elaborati. Sì che, in realtà... Ah no, non è vero. C'ha le cornine che fanno più in su. Anche il volto è un pelo diverso e più c'ha quella riga sotto. Ma parlo da solo. Quindi è questa che mi ha fatto tornare indietro nel tempo. Sì, ma non illudetevi. Ha bisogno di ricaricarsi per essere riutilizzata. Boh, io qui di prese non ne vedo. Perché? Perché siete così stupidi? Come faccio a ricaricarla? Mangiando? Un'ipotesi ce l'ho, ma per la tesi servono altri esperimenti. Allora, sono... Sai... Che c'è?
In questo superpotere di viaggiare al tempo, cosa? Non pensi di meriti un nome? Nome tipo Fico Reply? Non è un'app, non c'è bisogno di un nome. E che ne sai, il gioco tanto vale che ci divertiamo. Sì, hai ragione. Allora, dicevo, Tamarindo Sorta farebbe bene. Lo so che volete mangiare, infatti stavo andando a mangiare. Andare a mille. Beh, mi fa piacere che comunque stiamo racimolando parole che ci potrebbero servire più avanti. Ma a proposito di parole e cagate varie, non ci sono missioni secondarie oggi? Oggi si mangia ramen. Vai, mangiate, anche se Minamimoto non fa impazzire perlomeno. Aumenta un po' le statistiche, dai. Che culo. Frette e Nagi si sono beccati un bel bonus, dai. Dobbiamo aumentare tutte le statistiche il più possibile, cacchio. Allora, facciamo un attimo attenzione prima agli scontri. Facciamo dei giri per tutti i negozi. E rieccoci all'incrocio pedonale. Mi chiedo se ci sia una spilla o comunque degli equipaggiamenti che ti aumentino il numero di utilizzo delle spille. Come nel gioco precedente, che c'era quella spilla che ti permetteva di utilizzare una volta di più o comunque per più tempo determinate altre spille. Probabilmente c'è qualcosa di simile, secondo me. Bisogna solo trovarlo, comunque, se ce sarà un po' più avanti nel gioco. Allora, stavo un attimo guardando le statistiche dei nostri companion. E a parte Minamimoto, che è basso di attacco, quello più problematico è Rindo in difesa. Quindi penso che inizierò a puntare tipo a Minamimoto tutto caffè, agli altri tipo Rindo tutto difesa. Vediamo le statistiche. Allora, Rindo è a 48 di difesa, Minamimoto è 64 di attacco. Bene o male, Frette e Nagi sono un attimo più equilibrati di Rindo, che è più alto di una cosa e più basso dell'altra. Però penso che per Nagi e Fret possiamo un attimo giocarcela su questi livelli. Rindo invece Minamimoto dobbiamo aumentare specificamente uno e l'altro. Comunque ho deciso che prima tiriamo giù la Deep River. Ho deciso che tiriamo prima giù loro perché non mi fido di loro. Vogliono togliere i vari abilities per poter avere campo libero, conquistare gli altri territori e poi sconfiggerci per me. Va bene, combattiamo contro sti simpaticoni. Eh? Combattiamo, io c'ho il cappello. Tra l'altro tra poco saliamo anche di livello. Secondo me eravamo solo poco under level per l'elefante. Niente più, niente meno. Time to take out the trash. Derivative. Ecco fatto. Scusate se non stavo parlando, ero preso bene dal combattimento. Ma mi piace come in realtà poi non controbattano neanche troppo durante il combattimento. Cioè, sono abbastanza scialli nel farsi picchiare, non sono aggressivi. E il che mi fa un po' preoccupare, cioè mi fa un po' strano. Non riesco a capire se sia così solo il gioco o siano così loro. Non lo so, non riesco a fidarmi del tutto. Vediamo invece l'altro se può darci un combattimento un filo più attivo. Forza allora, non deludermi. Sei anche da solo. Beccati questo. Ecco fatto. Stata facile. Forse 60.000 non ci arriviamo, Forse no. Forse la butto lì. Per arrivare a 60.000 dobbiamo rifare il giorno e prendere a catena tipo uno di quelli della territoriali più tipo 4 elefanti che valgono un sacco di punti. La butto lì, secondo me è il modo migliore per fare punti. È un'emergenza, quest'area è legata. Presto, indossate i giubbotti di salvataggio. Le correnti del destino non ci porteranno via. Siete già
affondati. Forza allora, combattiamo! Forza! Vieni e combatti, tipo con gli occhiali. Appariranno anche dei rumori? Ovviamente appaiono dei rumori. Minchia! Ecco fatto. Beccatevi sto colpo d'aria. Ecco fatto. Madonna mia, quando fai le combo ti aumenta di un sacco quel moltiplicatore. Ecco fatto, siamo a 5 per di moltiplicatore. Ma che bello che sono tutti quanti stanchi. E questo è anche congelato. Che cacchio ti gridi, stattene buono. Il colpo di ghiaccio di Miyamimoto è fantastico per evitare che questi qua fuggano, perché c'ha più aria di colpo degli altri attacchi. E siamo a 20.000 punti, dai. Come ho detto, forse 60.000 non ci arriviamo e questa giornata la dovremmo rifare, molto probabilmente. Per il resto stiamo andando alla grande. Anche se... Ho qualche dubbio su quello che sta avvenendo. Non so come, ma ce l'abbiamo fatta. Te lo dico io come, combattendo. Vediamo. Ehi, altra notizia lampo in arrivo, giocatori. Witch e Twister hanno conquistato un altro territorio, il che significa ciao alla Deep Rival Society. È giunta l'ora di saluti. Di salutarsi, stavo per dire. E con questo tutto il territorio della Deep Rival è nostro. Di saluti. Vediamo. Aia, i patiti dei fiumi gli è andata male, eh? Mandare tutti verso Tipsy Top Soul era un buon piano, ve lo concedo. Aspetta, cosa? Ma immagino che non vi aspettasse un'imboscata di Witch e Twister davanti a Tower Records. Non è poi così male, se dovete andarvene, tanto vale che lo fate con stile, che gli dei nerd siano con voi. Sembra che ci sia andato bene, ragazzi. Non vorrei essere nei loro panni in questo momento. Aspetta, quindi adesso siamo noi cattivi. Difficile da dire. Non sappiamo se avrebbero davvero inviato dei rinforzi. E mentre saremmo stati impegnati con i vari beauties a Central Street, loro avrebbero conquistato Tipsy Top Soul. Maledizione, che subdoli. Non credo di aver chiesto il vostro parere. In effetti. Quindi ora siamo noi contro i vari beauties. Il vincitore si prende tutto. Ho fatto bene a non fidarmi. E siamo a 999999. E vai. Devo comprare qualcosa per spendere un po' di dindini. Come dicevo però, aspetta un secondo. Ecco, esatto, volevo vedere a Col di Spagna. Sì, sono riapparsi tutti quanti i rumori. Allora, prima di tutto facciamo così. Ecco fatto. Consumiamo un po' di sazietà, almeno andiamo a comprare altro cibo. Almeno sprechiamo un po' di soldi anche. Devo controllare tra l'altro una cosa. Fermi un secondo. Ok, quando arrivi al cap massimo, i soldi che prendi non te li scambia in automatico. Almeno li possiamo tenere da parte. Ottimo. Ah, giusto, possiamo sbloccare della roba nuova in questo negozio. Ok, vediamo che cosa c'ha adesso il bubble tea. Ah, il bubble tea brown sugar latte. Non piace a Rindo, piace a Fret. Piace così a Nagi e piace a Miyamimoto, il che è incredibile di per sé. Ok, potrebbe essere la prossima bevanda che prendiamo per tutti tranne per Rindo. 3 di difesa comunque non sono male. Ok, ancora uno. Ecco fatto. 5 catene con quello territoriale. Altro rumore territoriale. Andato. I Witchad hanno cancellato tutti i rumori. I Witchad hanno conquistato Col di Spagna. Non vorrei essere azzardata, ma credo che abbiamo ottenuto notevoli guadagni territoriali. Direi proprio di sì. Altro notiziario? Vediamo. Ehi! Yo, giocatori! Aprite bene le orecchie perché è ora del nuovo aggiornamento! Un altro!
I Witch e Twister hanno continuato a distruggere tutti quelli che gli capitano davanti. Mancano solo due aree e la città sarà loro. Voi degli altri team dovreste farvi un bel esame di coscienza. Sta diventando imbarazzante. Manca davvero poco. Davvero. Quali ma... Scusami, quali aree mancano? Non ne manca una? Non sono passato io a Tipsy Tops? Che strano, pensavo di esserci passato. Ah beh, però aspetta. Aspetta, perché in realtà il giro che abbiamo fatto non è stato neanche troppo stupido. Però cazzo, non siamo arrivati neanche a 30.000 punti. E ho appena scoperto che in questa zona c'è un rumore che ancora non avevamo visto. Che sembra un dinosauro. Wow, dobbiamo aumentare le nostre statistiche al più presto, soprattutto se vogliamo continuare a giocare in difficile e successivamente anche a livello massimo. Andiamo a fare a botte col tipo dei vari abilities ora. Io sono figo perché ho i capelli grigi. E tra poco saliamo di nuovo di livello. Vediamo. Mamma mia, ti sfonde tu. Non l'hai ancora capito. Ecco fatto. Becca di questo. Ecco qua. E uno è andato. E anche il secondo ha fatto una fine barbina. Però non siamo arrivati neanche a 30.000, cazzo. Lancia tenerezza, interessante. È comparso il boss di questa zona. Resta solo qualche varia beauties, eh? Già, avanti tutta, ragazzi. Dove si trova? Eccolo lì. Allora, finalmente siamo saliti di livello. Maglietta con stampa. Vale la pena sfruttare questi 6 punti che ci sono rimasti? Direi di no. Ha un colpo di suono che rimbalza fra i nemici. Interessante. Interessante. E può usarla a fretta, ovviamente. Beh, proviamola. Può essere interessante. Si evolve? No, ovviamente. Andiamo a picchiare questo tizio. Anche io ho i capelli grigi, ma ho un cappello in testa. Ok, we got this. Forza allora. Vai Fret, fai rimbalzare un po' di colpi. Beccati. Questo. Beccati sta fulminata in faccia. Mamma mia, tu non hai capito come io ti riduco. Ecco, ho finito i colpi. Ecco qua. Dobbiamo prima di tutto uccidere lui perché c'ha il bonus in testa. Ecco qua. Beccati una fulminata in faccia. Comunque, credo di aver capito che la mossa finale più inutile ad ora sia quella del fulmine, perché l'unico modo per fare danno è che colpiscano il muro di fulmini. Non è importante che ci siano dentro. Ecco qua. Comunque il colpo di fulmine sì, è buono, ma non fa granché. Non fa granché, purtroppo. Niente di utile. I Witched hanno sgominato i vari beauties. Perfetto, ci rimane un'ultima zona da conquistare. Ehi, giocatori! Vediamo.
Vada boom! Ultime notizie! I Witch Twister hanno conquistato un altro territorio. La Shandy Varia Beauties difende disperatamente la loro zona. Meglio darsi una mossa, Varia Beauties, non resta molto tempo. Wow! Allora vinceremo sul serio, eh? Perché ho continuamente questa sensazione che non sia così semplice, che ci sia una fregatura dietro? Ehi ehi giocatori, che ore sono? È ora dell'aggiornamento! I Witch Twister Sojan stanno facendo figurone! Resta un solo territorio da conquistare, la domanda è... quanto ci vorrà prima che Twister conquistino pure l'ultima area? Bella domanda. All'improvviso mi sento piuttosto nervosa. Perché ho la sensazione che ci stiano fregando tutti, compreso Motoi? Perché se n'è andato così facilmente? Sì, forse perché vuole aiutarci, per carità. Ma non riesco a fidarmi, non così semplicemente. Vediamo Tipsy Tops invece che cosa nasconde. Ultima zona da conquistare, ovviamente. Siamo rimasti solo noi Witch Cheaters, a quanto pare. Comunque vada, voglio che Kano sia fiero di noi, ok? Non ci arrenderemo senza combattere. I Witch Cheaters, però è un bel soprannome, grazie. Va bene, Varia Beauties, facciamo un po' a botte. Iniziando proprio da te. Ehi, che ci fai qui? Io c'ho un paio di occhiali, sono troppo carino per morire. No sweat for Fred. Va bene, chi di voi ha il bollino 3x? Tu. Beccati questo. How's that? Let's keep it going! Fly! That was my humble contribution. What a derivative! Ecco fatto, il primo è andato. Ecco qua, beccati il colpo d'aria. Mamma mia, il colpo d'aria secondo me è quello che prende l'aria più grande fino ad ora di colpi. Nice work. So careless. Ecco qua. Proprio dietro la schiena gli sparo. Dio mio, come un codardo proprio. Che brutta persona. E il primo è andato. Vediamo. Mi è arrivato un messaggio. Ho una notizia iper straordinaria. Sembra che i Witch e Twisters abbiano già accumulato 30.000 punti zuffa. Ottimo lavoro Twisterucci, avanti così. Sul premio c'è già scritto il vostro nome. Ne avevano parlato prima, ne sono sicuro. Però da qui ai 60.000 speravo molto di più, sinceramente. Speravo di arrivarci a quei 60.000 e invece... Ehi, che ci fai qui? Io i capelli rosa sono troppo carino. Non ti do torto. Forza allora. Siete solo in due, a parte i rumori che adesso appariranno per ovvia ragione. Ecco qua. Beccati sto colpo di fulmine. Dove è finito? Non lo vedevo più. Comunque voglio il loro colpo che fa la spada rosa, ti giuro. Ecco fatto. Beccati questo tornado. Perfetto, l'ho mancatissimo perché nel mentre che ho lanciato il tornado lui era troppo in alto per farsi colpire. Ecco fatto. Ora apparirà il boss. Beh, c'è da dire che bene o male ce la siamo cavata bene. Ma continua a credere che ci sia una fregatura. Il fatto che abbiamo vinto così facilmente. Non possiamo perdere, non adesso, ci elimineranno. Poi non potrei più chiedere a Canon delle dritte sul make-up. Forza ragazzi, facciamo del meglio per la nostra regina.
Per la regina! Au, au, au! Eccoli! Facciamo a botte, stronzetti! Per la nostra regina! Au, au! Minchia, quanti siete! Più che altro non vedo nessuno che c'ha il bonus del 3 per in testa. A questo giro erano veramente in tanti, non posso dire il contrario. Per fortuna il colpo di fretta ogni tanto riusciamo a concatenarlo in modo da colpirli un po' tutti. Beccati questo colpo d'aria. Perfetto. Li abbiamo colpiti tutti così. Puttane che questo qua con la spada ci aveva preso proprio bene. Ecco fatto. Ecco qua, brava Nagi. E bravo Fret. Che dire, ce la siamo cavata alla grande. Eppure credo continuamente di aver mancato qualcosa. Spilla dopo spilla. Hai padroneggiato 30 spille. Niente di eccezionale, però. I Witcher hanno conquistato anche questo territorio. Ottimo, tutta la città è nostra, insomma. Ce l'abbiamo fatta. Il che significa che abbiamo vinto? Vediamo, trasmissione dei demoni. Giocatori, è il vostro amicone. Sono qui per dirvi che i Witcher Twister hanno messo le mani su tutto un altro territorio. Il che purtroppo vuol dire bye bye varie beauties. Andrà meglio la prossima volta. Ci siamo, l'ultimo territorio è nostro. Wow, vuol dire che siamo al primo posto. Continuo a credere che ci stiano fregando. Non riesco a togliermelo dalla testa. Come butta, giocatori? Nuova notizia lampo dal vostro amico. C'è una furia che nessuno avrebbe immaginato. I Witcher Twister hanno conquistato ogni angolo di Shibuya. Niente male per una squadra di novellini. E giochiamo solo da una settimana. Ma non è ancora finita. Oh no, è il momento del gran finale. Il gran finale di cosa adesso? Portate le chiappe a Utagawa, subito! Vi prometto che non resterete delusi. Non ha mai parlato di un gran finale. Già, e sento che sarà la parte più importante. Trema il pensiero di ciò che ci attende. Utagawa, dove si trova? Ti copro le spalle. Affonda, lancio contro il bersaglio e continua ad attaccare per respingere il nemico. Mi sa che tocca andare a Utagawa ovunque sia, pare che sia subito dopo Tipsy Tops. Insomma, dritto dobbiamo andare. Vediamo questa nuova spilla prima. Gli affondi non sembrano granché, però fa abbastanza danno. Però si riattiva dopo 14 secondi, ma tu sei impazzito. È troppo, troppo 14 secondi. No, no, va bene tutto. Nuova zona ci attende allora. Andiamo al vicolo di Utagawa. Utagawa, tra l'altro, l'ho già sentita in un altro gioco. Cioè, so che è una via del Giappone, per carità, ma l'ho già sentita in qualche gioco e non credo sia Persona 5. Cavolo, questo posto è tutto un graffito. Si dice che l'artista è un certo Kat. Cioè, questo qua. Oh Gesù, non conosce neanche Kat. Esatto, anni fa godeva di una fama strepitosa in città. Non lo sapevo. Da questo articolo mi pare di capire che si sia preso una pausa. Questo spiegherebbe perché ultimamente non si hanno più sue notizie a riguardo. E sembra che qualcun altro stia lasciando letteralmente il segno invece di Kat. Quindi qualcuno sta... Ah, tra l'altro forse... Ah, che scemo... Certo che scemo, Utagawa era anche presente nell'altro capitolo, è vero. Quindi scusami, qualcuno sta... graffitando i graffiti di Kat? Chi è questo stronzo che sta graffitando le cose di Kat? Gelati. Lo sapevo che a te sarebbe piaciuto quello con la frutta, maledetto. E sapevo che anche a Fred sarebbe piaciuto quello col cioccolato invece. Ok, devo sbolognare ancora un po' di energia e poi possiamo prendere tutto per tutti. Really? Wow, c'è una festa qui.
Solo io vedo degli sguardi assassini. Mai mi sono sentita più a disagio in questo momento. Che in questo momento. Allora, calmi tutti. Venite tutti qua, per favore. Ho sentito un rumore strano. E infatti anche nei sottotitoli è apparso dei punti di domanda. Può essere che c'è tipo un nemico che può apparire durante i combattimenti a random? Che tra l'altro ho appena notato una cosa. Questo muro qui è quello che noi stiamo decorando con gli adesivi. Non so se appare solo qua durante il combattimento o si vede adesso anche nell'aria. Perfetto, ci siamo svuotati abbastanza. Totalmente, voglio dire. Allora, due al cioccolatoso e due alla frutta. Che tra l'altro avrei dovuto puntare al contrario. Avrei dovuto aumentare la difesa di loro due, che per voi è di qua, a Fret e a Rin invece che a Minamimoto e a Nagi. Dettagli. Va bene, vediamo gli altri negozi invece. Ah, un negozio di musica, ok. Questo invece è negozio di vestiti. Interessante. Occhio dove vai, psico cinesi. Oh, carino. Attiro un oggetto a caso, poi uso la levetta sinistra per farlo rotolare e infliggere danni ai nemici, vengono scagliati via. Ok, ok. Potrebbe essere un filo difficile da controllare una roba del genere, ma si può fare. Prendiamola. Prendiamo anche questa roba qui e vendiamo le spille inutili. Allora, dov'è il murale invece? Sì, è quello lì. È quello lì. Questa era la spilla del gatto. Questa invece era Venere Nera più tutte le altre. Lì c'è la spilla della tigre che non mi ricordo come si chiama. Ah, ma aspetta. Quindi, oh, siamo noi che stiamo imbrattando il muro. Cioè hanno ripitturato quella parte lì dove noi stiamo mettendo i nostri graffiti. Secondo me qua si combatte contro tutti. Però sì, guarda, questi sono... Questo però sono le cuffie che c'è nel finale segreto. Queste sono le cuffie che fa Kat, il signor Anekoma, a Neku a fine gioco. Bello che comunque almeno quelle sono rimaste. Mentre qua invece hanno ripitturato tutto in modo che siamo noi a mettere i nostri adesivi, i nostri graffiti più che altro. Va bene. È da un po' che non vedevo così tante facce amiche. Vediamo. Ed ecco che ne arriva un'altra. Ehi, ehi, è arrivato il momento che aspettavamo. L'assalto del vertice. Al vertice. Per ora i Witch Twisters sono in prima posizione nella competizione di oggi. Ma non è ancora detta l'ultima parola. Devono dimostrarsi degni del primo posto. Non è forse quello che abbiamo fatto? Giusto, boss, è quello che abbiamo fatto. Era una domanda retorica. Ehi, non fare così. Puntate tutti i mirini su questi Witchers. Twisters. Cosa? Eliminate in uno e farete punti come se aveste conquistato tre territori. Aspetta. Già, se ve la giocate bene il primo posto sarà vostro in men che non si dica. È assurdo. E voi cosa dite, miei piccoli twisterucci? Subirete tutto senza reagire? O guadagnerete ancora più punti dando a questi bulli pane per i loro denti? Se voi ragazzini ci tenete a quel primo posto, è il momento di tirare fuori le unghie e stracciare la concorrenza. Finirà mai questo tormento? Voglio quel primo posto, anche io. E io pure. Beh, siamo fritti. Non so chi stia parlando, quindi. Volete sottrarvi? No, biglietto Monami. Sapete quante cifre dovreste sottrarre per rimanere in testa, giusto? No, signore. Tutte. Oh. Oh no, biglietto Monami in 3D. Nel volto brillante come sua radiosità, ma il vostro cuore è gelido e cupo. Bene, giocatori, ci siamo ai vostri posti. Pronti? Bam! Combattimento a turni contro tutti? No, forse è un combattimento... No, forse la butto lì. Prima la Deep, poi i vari Beauties e poi... Non lo so chi altro c'è, i Pure Art. Absolute trash. Vabbè, 70% penso che ce la facciamo veloce, dai. Becca di questo. Ecco qua. È stato molto più semplice già sconfiggere questi che durante tutta la parte di combattimento di prima. Non so come mai, credo che abbiano molta meno vita.
Beccati questo. Beccati questo e poi questo. Mi sa che è rimasto solo lui, eh. Mamma mia, come ti sfondo. Tu non hai capito che io ti devasto l'esistenza. Ah no, ne è rimasto uno dietro la nostra schiena che ci sta sparando. Comunque la carica me la tengo per il prossimo combattimento che sicuramente adesso arriverà. Ecco fatto. Non è stato difficile. Vediamo chi sono i prossimi. I Pure Art. Bene, tasso di ritrovamento 6 per. Oh, volete combattere? Ben venga, venite. Però dobbiamo cambiare il tipo di elemento. Devo vedere qual è. Quello dell'aria, va bene. Volevo usare quello del suono, ma non ha senso sprecarlo se abbiamo quello dell'aria. Ecco fatto. E il primo ho sbagliato, ho usato quello elettrico. Quello elettrico è uno dei peggiori da utilizzare. Quello di ghiaccio almeno congela tutti i nemici. Quello d'aria colpisce un'area più estesa. E quello del suono in realtà è abbastanza sorprendente. Quello del suono fa danno in un'area più grande di quanto non sembri. Ecco fatto. Dai, su che manchi solo tu. Ecco fatto. No. Ecco, piuttosto quello del vento. Piuttosto il vento. E infine i vari abilities. Però non mi aspettavo che i Pure Art venissero a combattere, visto quello che ha detto Motoi. Però magari la squadra è andata nonostante quello che lui ha detto, eh. Magari lui ha detto non andate a combattere loro e invece andiamo a combattere, perché col cacchio che ci facciamo fregare il primo posto da sti stronzetti. Ecco qua, beccati quello del suono. Quello del suono colpisce una bella area, soprattutto se loro sono tutti vicini, secondo me. C'è da dire che comunque, rispetto al primo gioco, che comunque a me piaceva un sacco, qua è tutto molto più frenetico. È tutto più veloce, il che non mi dispiace comunque. E ti dirò, è anche molto più difficile sotto alcuni punti di vista. Ecco qua. Ecco qua. Dai che ci siamo, ormai. Ormai sei morto, su, arrenditi senza fare troppe storie. Dai, speravo in qualcosa di meglio. Speravo, boh, una spilla unica, visto quello che abbiamo appena fatto. Non resta più nessuno. Permettetemi di riprendere fiato. Adesso basta scherzi. Stavolta il primo posto è nostro. Vediamo. Adesso ci diranno che siamo all'ultimo. E con questo si conclude Zuff e Baruff di oggi. Fate un grosso applauso ai nostri grandi vincitori, Witch e Twisters.
Ok, portatemi qualcosa da bere. Cavoli, che roba, è stato travolgente come voi. Scommetto che per un po' non se ne vedranno altri così. Più tardi riceverete la classifica aggiornata. Nel frattempo vedetevi non morire dalla trepidanza. Alla prossima, zuffa, e bella! Yeah, bella frate. Chissà se c'era possibilità di perdere. Vediamo, 30.000 punti. Ne riceveriamo degli altri bonus? No. Fantastico. E io che puntavo 60.000. Complimenti. 3 punti amicizia. Pochi pochi, eh. Wow. Here we go. Ci siamo. The Wicked Twisters took home the gold in today's. Però siamo comunque sotto, secondo me. The Ruin Bringers out of first place. Their advantage seems nigh insurmountable. How can basta ucciderli? That many points. I mean, they literally didn't do anything esatto. today. But wait a sec. Look, we're in second place. Really came a long way considering we started off in last yesterday morning. One can only imagine what sort of game awaits us tomorrow. Depending on the mission, we might be able to affect a turnabout. You think we've got a shot? Dipenderà tutto da domani. We do? I mean, come on. We made it this far, didn't we? And winning would secure our release from the game. Hey, good point, non ci pensare, Nagi. Ci vorranno 3 settimane per quello, sicuro. Do we really stand a chance here? Può essere. But you said something right after I said something. A curious coincidence. Maybe I should check in on Swallow. And you were looking right at me. Do my ears deceive me? They've got to be playing the game with us, right? Intanto loro fanno i cazzi loro. Rindo pensa quello che vuole lui. Oh, come on. Now I don't even exist? But that would mean they died at almost the exact same time me and Fred did. Potrebbe essere morto nell'incidente con tutti voi. Like the same world to me. That kind of coincidence is practically impossible, right? Vista la grandezza in quell'incidente, non lo metto in dubbio. Try to keep it to a single speech bubble. There's no way. It's gotta be some kind of glitch. It's fine. Once we go back to the RG, everything will return to normal. Ne dubito, Rindo. Yeah. We have to make it back. Oh, allora, non lo so, dipende tutto da come avanzerà la prossima settimana. Perché anche nel gioco precedente, la prima settimana è sempre quella iniziale che ti dimostra il mondo. La terza è quella finale che lo chiude. E la seconda quella che racchiude quello più importante, secondo me. Notizia piccante però, visto che sei ambizioso. Vediamo, Motoi. È presente Suzuki Chinocolo dei Rainbrakers? Lui vede il mondo bianco e nero, va fuori di testa quando contento. Well, you didn't hear this. Beh, io non ti ho detto niente, ma se riesce a farcela, tanto meglio per voi. He goes completely loco in the Cabeza. And you know how he loves reversi, right? Ask him about breaking the diagonal. Apparently it's a strategy he's never managed to parse. Perché invece ho paura che ci stia cercando di fregare, Motoi? Io non forse sono una persona brutta, ma non riesco a fidarmi. E quella foto? Not just sky, but also air. Dio mio. Cioè, non per fare per essere cattivo, ma era più magro. So, what did Motoi have to say? Something about Tsutsukichi. Kind of like his weakness, I guess. Seriously? He just told you like that? Guess that's his way of lending us a hand, you know, against the Ruin Bringers. While also absolving himself of any direct participation. Think we should go for it? Vai, tanto non hai nulla da perdere. Dude, I mean, 1 week of this game has been more than enough for me. Fidati che ne hai ancora 2 davanti. I feel you. Se non addirittura 3, altre 3. Have you heard anything from him? Yeah, here and there. Well, did you find out whose team they're on? Nessuna, secondo me. Secondo me non è in nessuna squadra. Well, yeah. So don't spill too much about what we're up to, okay? Wait, what? Don't want them knowing our secrets. I mean, yeah, but they could still be in the RG, and us being able to text is just a bug. So you can't text anyone from back home except me and them, but you still think they're not here? I mean, maybe. Esatto. But what am I supposed to say? Hey, did you die too? They'll think I'm a freak. Ascolta, chiedigli. Chiedigli del PR o del PS, ma ancora non riesco a passare. Ma so che sei lì. Quando capirò cosa succede, cosa sperai questo blocco, verrò a salvarti. Yo, bro! Allora, era una persona bionda. Mi fa pensare a una sola persona messa in quel modo, ma vedremo. Beh, cosa vedi, frate, indovino? Difficoltà nella vita sociale, fatica a trovare chi cerchi, ma c'è bellezza nel cercare.
Non me ne frega di una pedina della bellezza. Dimmi soltanto dove si trova. Restano pochi sospetti sull'hotelliera. E non sappiamo ancora se stanno col bianco o col nero. Cambia prospettiva, lascia che la tua curiosità sveli i risvolti misteriosi di ciò che ancora deve mostrarsi. Quindi continua a nascondersi, eh? Ma dove? Scusa, dobbiamo sospendere la lettura per adesso. Sembra che debba occuparmi di un altro cliente. Giorno 6, completato.